Eccoci qua. Allora, cominciamo a provare a fare un po' di sintesi per quanto riguarda i concorsi. Ce n'è uno in particolare che dobbiamo chiarire. Allora, io ho tre proposte per quanto riguarda la zona per Bellini. Ferma lì, che faccio il valletto. Poi dicono che io ce l'ho con la mia valletta, guarda. Grazie. Lei dovrebbe alzarsi in teoria da valletta, amici ascoltatori, come diceva Mike, invece mi tocca fare questa cosa. Allora, ecco, allora, Arredamenti per Bellini mette sempre omaggia sempre il giocatore che ha realizzato il gol in quella che abbiamo ribattezzato la famosa zona per Bellini. Ma è caduto tutto, ma non c'è problema. Zona per Bellini, che non è zona Cesarini, ma è zona per Bellini. Ci sono tre proposte, Luca, Paolo, perché insomma non chiedo alle ragazze del calcio femminile di sindacare su questo premio. Allora, primo candidato, Raniero Romano, Polisportiva Virtus, realizza la rete della vittoria, il gol del 3-2 della Virtus in Alba, Borgo Roma, Polisportiva Virtus, sempre in zona per Bellini. Zona per Bellini, il gol di Andrea Zampieri, assegno il gol della vittoria in Lugagnano Garda, 1-0. Giovanni Lorenzi, Football Club Ronca, l'autore della rete del pareggio del Ronca nella partita, Football Club Ronca, Alba Ronco, 1-1. Paolo e Luca. Lugagnano Zampieri. Zampieri, bene, gol della vittoria, perché bene. È molto pesante questa partita. Sì, beh, è una partita che ha pesato molto per il Garda, povero Cristo, ma e anche per il Lugagnano. E anche per il Lugagnano. Va bene, allora Arredamenti Bellini mette in palio, ovviamente Andrea Zampieri ritira qui a Telearena il buono per poi andarsi a ritirare, diciamo, in maniera brevi mano questo omaggio proprio presso lo showroom di Arredamenti per Bellini. Che si trova di Castel d'Azzano. Non lo imparerò mai. Grazie Arredamenti per Bellini. Grazie. Non lo imparerò mai. E poi invece andiamo a vedere invece le tre foto che vengono gentilmente consegnate a noi, ci vengono date per quanto riguarda l'altro concorso, che è il concorso La Foto Più Bella. Abbiamo tre foto, intanto cominciamo a guardarle. Il negozio Holy Sport di San Martino Buonalbergo, centro commerciale Verona Est, quel vecchio. Il ritiro di questo simpatico omaggio, che non è la foto ma è il poster della foto, di queste tre foto. Chi vince stasera va appunto presso il negozio di Holy Sport, centro commerciale Verona Est, quello vecchio ovviamente, va a ritirarsi il poster. Grazie a Holy Sport e grazie anche a Calcio Verona Zoom, lo staff di Calcio Verona Zoom, che ogni domenica va a riprendere gli scatti più belli del calcio dilettante. Tre, anche in questo caso tre candidati: Lorenzo Donella, Olimpica d'Ossobuono, eccolo qua, Riccardo Manzato, Arbizzano, e Alin Zapali, Arbizzano. Io direi che può votare la giuria qui davanti, senza nulla togliere agli amici che sono tra il pubblico. Luca, la numero uno. Lorenzo Donella, Olimpica d'Ossobuono. La numero due. Riccardo Manzato, Deila. È un peccato se dico che non mi piace nessuna delle No, anche a me non entusiasmo, Deila. Non è che devi dire qualcosa per far piacere a qualcuno, devo dire quello che... La più simpatica è quella in cui sono uno sopra l'altro. Quindi la seconda. Riccardo Manzato, ok? Sì. Federico. La numero uno, cioè Lorenzo Donella, Olimpica d'Ossobuono. Numero due. La numero due. Va bene, allora credo... Vince la numero due? Numero due, allora, Riccardo Manzato, Arbizzano. Le facciamo rivedere, Margherita, tu che ce l'hai lì, a portata di computer. Eccola qua, Riccardo Manzato, Arbizzano, vince appunto il poster di questa foto, della sua foto, e lo va a ritirare presso il negozio di Holy Sport, centro commerciale Verona Est. Allora, siamo in quasi chiusura, volevo tornare su questa idea che a me piace molto ribadire, e cioè che anche una ragazza può nascere con la passione per il calcio e con il talento per il calcio. Daniele, poi chiediamo anche a Giuseppe, al mister Castagnini. Daniele, vero secondo te, tu che hai visto tante generazioni, credo un po' di generazioni, sei giovanissimo, ma hai visto già qualche generazione, no? Sì, io credo che comunque in Italia sia arrivato il momento di dare una svolta a questo movimento, anche perché ci sono molte ragazze che sono, non dico professioniste, ma si comportano quasi da professioniste, quindi... Credo che ormai sia arrivato il momento
dare una mano a questo movimento. Ma torno alla domanda, mister Casini, è vero che ci sono ragazze proprio nate per giocare a calcio? Perché è questo che dobbiamo sfatare, secondo me, l'idea che non vanno a giocare a calcio solo per semplice emulazione o perché, boh, per qualsiasi altro motivo, perché Valentina Boni, questa non è stata costruita per giocare a pallone, questa è nata con questa classe innata, o sbaglio, mister? No, diciamo... Se vuoi alzarti, puoi alzarti, alzati pure, ti abbiamo messo in una posizione un po' scomoda. No, diciamo che... Veramente lo sto seguendo il calcio femminile da quest'anno, il primo anno che lo seguo, sì. Ma trovo veramente, a parte la grande professionalità che hanno, veramente lo stile da calciatore. Noto con notevole soddisfazione vedere le ragazze impostate in questo modo, in questa maniera, proprio da calciatore. A volte non ti accorgi neanche la differenza da maschio a femmina, come sono impostate veramente bene. Certo. Questo sono d'accordo con quello che hai detto e... veramente... Sì, non scimmiottano i ragazzi, no, assolutamente no, hanno la loro classe e che classe anche. E che classe, grazie. No. Vero Deila, vero Federico, no? Cioè, adesso parte Valentina, ma viene in mente il nome che faccio, Lisa Faccioli, ecco, lasciamo da... Lisa Faccioli, lei gioca da difensore centrale, sbaglio, no? O sbaglio? Ma poi ha il tempo per la chiusura, ha il tempo per proporsi in attacco, ha il colpo di testa, cioè ha tante qualità che, ripeto, io e Luca abbiamo fatto tanti anni nel settore giovanile, ma siamo rimasti brocchi da primo giorno all'ultimo, no? Vero Luca? Paolo ha giocato in porta decentemente, insomma, però il più scarso male, puoi costruire qualcosa, ma francamente più di tanto se non c'è qualità non vai. Invece qui Federico, no, sei d'accordo? Dimmi qualcosa. Cioè, le ragazze praticamente dimostrano, cioè, io che ho notato sul femminile, che seguono di più gli insegnamenti che uno gli offre. Anche nel maschile invece, negli ultimi anni che ho fatto io, anche i giovani si credono già essere professionisti, arrivano anche un gesto della borsa, la buttano là. Cioè, nel femminile invece, se uno li spiega, stanno proprio attente. Ah, ecco, questo è vero, è molto interessante questo, no? Li stanno proprio attenti perché vogliono crescere, vedi proprio che, ma anche uno che ha 25 anni, no? Perché uno ha 25 anni e dice io sono già arrivata e so già giocare. Certo. Invece sta attento, uno con il mister che gli spiega e tutto quanto, e questo nel maschile è scomparso. Non c'è più, vero? Fai fatica a trovare. Iniziano già da ragazzini a fare quelle robe. Sono convinti di essere già fatti. Un po' colpa dei dirigenti, forse un po' colpa dei genitori. Sì. Sì, probabilmente. O colpa di tanta televisione. Se tu permetti certe cose. Dai, e poi le cose da farle fatte bene e farle fatte male, la differenza è del tempo, è modesta veramente, tu le fai fatte bene. Quando parlavano di professionalità negli allenamenti, oggi è normale, i calciatori spesso e volentieri reputano bravo l'allenatore che non fa allenare. È una logica mentale, fanno poco. L'allenatore che li fa lavorare spesso e volentieri viene considerato uno, il sergente di ferro oppure quello. Invece purtroppo il calcio ha delle regole. Se tu non le segui, poi ti ho detto farlo fatto bene, farlo fatto male, non cambia. E poi non si smette mai di imparare, tra l'altro, no? Assolutamente, credo, non c'è dubbio. Perché cambia, perché è uno sport in evoluzione. Ma io guarda le abbiamo esempi adesso anche clamorosi di giocatori che si sono rivisitati nel loro ruolo, nella loro impostazione a 30 anni, insomma. Non ma io penso che, lasciamo parlare il professionismo del maschile, ma un giocatore maschile nel livello dilettante non si offre come una ragazza femminile, come ho parlato bene prima, che fa 400 km, 300, 200... Cioè il tragitto dopo aver fatto anche 8 ore di lavoro, certo. Cioè non lo trovi un ragazzo, se è lì a porta viene, o altrimenti strapagato fuori di quattrini, allora può anche venire. E la prima domanda che ti fanno è: vengo ma cosa mi dai? No? Io sento questo periodo di campagna acquisti, in particolare non dicono cosa mi dai e dopo me. Dopo valutiamo se siamo, insomma, di venire, va bene. Ok, la finiamo qui. Devi dire qualcosa, Luca? Io devo dire una cosa, è uscito da pochissimo, pochi minuti, caldo, un libro che si chiama Dilettanti per caso, lo presenteremo il lunedì prossimo 15 alle ore 20:30 alla chiesa di Santa Maria Annunciata di Castel d'Azzano. Eccolo qua la copertina. Sì, ma Federico riprende invece, Federico, diciamo, ecco, l'appuntamento. Lì, l'appuntamento qua. Praticamente questo qua è un libro che è stato dedicato ai giocatori che nel calcio dilettantistico veronese negli ultimi 20 anni sono stati i più rappresentativi. Ti leggo alcuni giocatori, chiaramente, altrimenti nessuno si senta offeso. L'enciclopedia britannica. Ti leggo solo la formazione.
Gambini, Gaina, Pennacchioni, Boron, Saurin, Scardoni, Purgato, Bendinelli, Bissoli, mezza casa, Rossetto. Cioè questa avrei fatto una bella figura anch'io come allenatore. È stato messo Gigi Fresco come allenatore, direttore sportivo Sandro Sabaini, presidente Gianfranco Casale del San Zeno, segretario è Claudio Limoni del Porto di Legnago, il corrispondente è il mitico Renzo Cappelletti per l'Arena e il dirigente federale è Giovanni Guardini. Tale Giovanni Guardini. La serata sarà presentata da Elisabetta Gallina. Dico solo una cosa, venite in molti perché veramente vi divertirete, scoprirete delle cose. Ci sono degli aneddoti, come diceva Nino Frassica, dei nanetti veramente. Ecco, il calcio fa da collante a veramente tantissime storie di vita che sono veramente. Lunedì 15 dicembre, 20:30, chiesa di Santa Maria Annunciata, ex chiesa sconsacrata di fronte a Piazza Pertini. Ci sarà anche modo per stare insieme in compagnia e divertirsi. Bene, Alice, ringraziamo, io ringrazio Fimauto Vapolicella, ringrazio Ellas Monteforte, ringrazio Mozzecane per la cordiale presenza. Ringrazio anche se non dovrei farlo, vero Deila? Ringraziamo anche Anna Mezzenero, che so che mercoledì prossimo c'è un microfono, ha promesso di venire qui in studio, mercoledì prossimo puntata natalizia, ci sei Anna? Dimmi sì. Sì, no? Non vedo l'ora. Uno spettacolo totale. Bene, entusiasticamente anche Anna ha detto che non vede l'ora, sarà puntata natalizia, ci saranno i medici clown del dottor Sorriso, quindi ci sarà una puntata, ci sarà anche un'esibizione di musica rock natalizia e allora salutiamo anche gli ospiti. Facciamo un applauso a Luca Sguazzardo, Paolo Fracassetti, Della Boni, Federico Agressi e Paolo Zambelli. Grazie ad Alice e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Obiettivo Dilettanti, mercoledì anche ultima puntata per quanto riguarda la radio, Dilettanti alla radio, tra poco colpo di tacco, ciao a tutti, grazie.